Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Ancora arresti per droga nel tratto aretino della 1 in manette, due giovani. Viaggiavano con 34 kg di hashish nascosti in valigia. A sorprendere ed arrestare due giovani di 19 e 20 anni residenti in provincia di Roma, lungo l'autostrada del Sole, la polizia stradale. I due amici di ritorno dall'estero stavano percorrendo la carreggiata sud della 1 a bordo di una Lancia Y quando sono stati fermati dagli agenti della sottosezione di Battifolle. Alla richiesta dei motivi del loro viaggio però non hanno fornito spiegazioni convincenti, mostrando invece un nervosismo che ha di fatto sospettito i poliziotti. Quindi è scattata la perquisizione dell'auto. Dalle valigie riposte nel portabagagli sono saltati fuori ben 340 panetti di hashish da 100 grammi l'uno, tutti avvolti con celofan trasparente. Colti sul fatto, i due giovani sono stati arrestati e portati in carcere ad Arezzo, mentre l'auto e 34 kg di sostanza stupefacente sono stati sequestrati per la successiva confisca. In Valdichiana invece i carabinieri hanno segnalato un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti, fermato durante un servizio di perlustrazione a Terontola. I militari hanno controllato un'auto con a bordo due persone di nazionalità albanese, entrambi però residenti nella Cortonese. L'uomo, seduto sul lato passeggero alla vista dei militari, ha tentato di occultare sotto la macchina un involucro contenente hashish, sostanza dal peso di circa 3 grammi che è stata sequestrata mentre l'uomo è stato segnalato alla prefettura. Questa mattina invece una tragedia lungo la costa casalese in provincia di Chieti, dove un turista aretino di 73 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua. Nonostante l'immediato intervento di due bagnini che hanno tentato di rianimarlo, non ce l'ha fatta. La vittima, residente in Casentino, nel comune di Prato Vecchio Stia, era in vacanza con la propria famiglia. Sono ore di apprensione invece per un altro aretino, Mario Donati, residente all'Aquila, scomparso ieri pomeriggio. 64enne, si è allontanato dall'abitazione nel centro storico. Le ricerche sono in corso, pare che soffra di una forma di disturbo della memoria. La prefettura dell'Aquila ha avviato le ricerche e ha autorizzato la massima diffusione di una foto che ritrae l'uomo scomparso. Al momento della scomparsa indossava abiti chiari, una camicia azzurro cielo, pantaloni neri ed un cappello di paglia. E adesso ci spostiamo in Valdarno, ancora una notte movimentata nei pressi dell'ex hotel River a San Giovanni Valdarno, una struttura per la quale lo scorso 29 luglio il sindaco aveva firmato un'ordinanza urgente di sgombero. Tre persone questa notte, tra cui una donna, avrebbero avuto una lite in strada, giovani che vivrebbero nell'edificio e che si sono scontrati nelle strade circostanti. Sul posto sono accorsi i carabinieri di San Giovanni Valdarno che hanno identificato le persone coinvolte nel violento diverbio e adesso per ognuno di loro scatterà una denuncia per minacce. Sui social invece è scoppiata un'altra polemica sugli scontrini. Ad Arezzo infatti un ristorante ha fatto pagare ben 58 euro il taglio di una torta. La torta di compleanno era costata 45 euro, tagliarla e servirla in tavola invece è ben più del prezzo del dolce, 58 in totale, 4,5 euro per ciascuno dei commensali. Una storia diventata virale sui social, veicolata con tetto di scontrino, che sta scatenando accese reazioni da parte degli utenti. È successo in un ristorante della provincia di Arezzo, dove una famiglia aveva deciso di festeggiare un compleanno. La torta era stata acquistata in pasticceria, come d'accordi a fine cena i camerieri l'hanno servita a tavola, ma all'arrivo del conto l'amara sorpresa, quasi 60 euro in più per tagliare e sporzionare il dolce. Il tutto è stato così raccontato sui social da una giovane aretina stupita dell'accaduto che su un gruppo Facebook di Arezzo ha mostrato lo scontrino galeotto. Dal canto suo il locale avrebbe confermato che è tutto vero e che far pagare il taglio delle torte o di altri alimenti portati dai clienti è una regola dell'attività. Tuttavia il proprietario, assente al momento dell'accaduto, avrebbe ammesso che la soddisfazione dei clienti è la prima cosa nel commercio e che dunque i suoi dipendenti avrebbero potuto essere meno rigidi. È tornato il maltempo, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti per tutta l'area centro-meridionale della regione.
Nella giornata di oggi e anche quella di domani, rovesci e temporali sparsi nelle zone soprattutto interne con possibili forti colpi di vento e grandinate. E adesso cambiamo argomento, prosegue infatti lo stato di agitazione degli infermieri anche ad Arezzo, a rispondere adesso è l'azienda sanitaria. Continua lo stato di agitazione proclamato dal sindacato NURSIND che rappresenta gli infermieri qui all'ospedale San Donato di Arezzo. Pochi giorni fa una protesta, non solo qui, anche in altri ospedali. Oggi c'è la risposta dell'azienda sanitaria. Allora, diciamo che intanto l'azienda ha fatto tutto quanto era possibile per poter conciliare, no, le tensioni legate allo stato di agitazione. Il periodo estivo ci consente una fisiologica riduzione delle attività sanitarie. Tuttavia l'azienda non nega le criticità legate ad una situazione sicuramente delicata e complessa legata a tutta una serie di situazioni che non erano preventivabili, quindi l'aumento dei casi di Covid, quindi le assenze per malattia, i congedi familiari che quest'anno hanno avuto un aumento significativo. Quindi la gratitudine sincera va a tutti i nostri professionisti che comunque con senso di professionalità e dedizione ci hanno consentito di mantenere, nonostante le criticità, tutti i servizi nei confronti dei cittadini. Il setting più complicato rimane quello dell'emergenza-urgenza, ma il problema è diffuso e il fabbisogno è stato certificato in un documento inviato alla Regione Toscana. L'azienda ha rivolto delle richieste circostanziate rispetto ad un piano di fabbisogni del personale in Regione, quindi siamo in attesa che la Regione ci consenta di dare risposte che il nostro sistema sta aspettando. Andiamo a conoscere adesso il piano di sicurezza per l'edizione di domenica 1 settembre della Giostra del Saracino. Pronto il piano di sicurezza sanitaria predisposto dall'ASL Toscana Sud-Est in occasione della Giostra del Saracino di domenica 1 settembre, che resta pressoché immutato, ricalcando così quello messo a punto nell'edizione di giugno scorso. La Giostra del Saracino è classificata a rischio moderato elevato e prevede, secondo i dati forniti dagli organizzatori, un afflusso in piazza di circa 5.000 persone, oltre alla presenza di figuranti tecnici e personale di servizio. Il piano di sicurezza della giornata della Giostra prevede dunque il dislocamento su Piazza Grande del disaster manager, 6 sanitari, di cui 4 infermieri e 2 medici, 20 soccorritori di livello avanzato, 5 operatori radio della Croce Rossa, 4 ambulanze equipaggiate con defibrillatore, alle quali poi si affiancano fuori dalla piazza altre 2 ambulanze con la stessa dotazione ed infine un'unità mobile di coordinamento. Il piano operativo prevede il dispiegamento di personale anche nei giorni delle prove iniziate lo scorso lunedì e che si protrarranno fino a giovedì, a cui si aggiunge la provaccia di venerdì 30 agosto. Prevede poi la suddivisione della piazza in 4 settori dove saranno dislocati gli equipaggi con personale e mezzi di soccorso. Tutte le postazioni sono fuori dalle vie di fuga e luoghi considerati sicuri in modo da rimanere operativi anche in caso di crash. In questo caso è prevista comunque l'attivazione della struttura campale per le maxi emergenze da allestire sul prato tra via Buozzi e via dei Palagi. Al termine della giostra, infine, tutte le squadre e mezzi rimarranno in postazione sino alla completa evacuazione della piazza. Un incontro su affettività e sessualità nelle disabilità intellettive dal titolo Diamo è in programma alle 10.30 di mercoledì 4 settembre nella sala polivalente dell'Istituto di Agazzi e offrirà un'occasione per presentare le indicazioni di letteratura nazionale ed internazionale su una tematica particolarmente delicata. L'iniziativa ricade in occasione della Giornata Mondiale del Benessere Sessuale promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cambiamo argomento e ci spostiamo in Val Tiberina, dove c'è stata un'importante operazione di manutenzione ordinaria sul Tevere in vista della storica manifestazione di inizio settembre, il Palio dei Lumi. A Pieve Santo Stefano il Tevere torna in forma per il Palio dei Lumi. Sarà infatti ancora una volta il fiume la scenografica cornice della manifestazione. Le sponde, come accade da quasi 600 anni, la sera del 7 settembre saranno infuocate dalla suggestiva accensione dei pagliai, uno degli eventi inseriti nel programma della rievocazione storica dedicata alla Madonna dei Lumi. In attesa della rappresentazione, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha concluso l'intervento di manutenzione ordinaria programmato nel piano delle attività 2024 e ha già restituito
restituito al paese e alla sua comunità un tratto decisamente in forma, dall'aspetto più curato ma soprattutto più sicuro dal punto di vista idraulico. L'operazione è iniziata con lo sfalcio e il taglio selettivo della vegetazione, seguiti da un massiccio intervento di movimentazione dei sedimenti presenti, utilizzati per rinforzare e incalzare le mura storiche di Pieve Santo Stefano, messe a rischio dagli ultimi inverni. L'intervento è stato concordato con il Genio Civile e condiviso anche nelle tempistiche con il Comune. Tutto è stato infine fatto nel massimo rispetto della biodiversità. Prima e durante l'intervento c'è stato infatti un confronto continuo con le guardie ittiche per valutare lo stato di salute della fauna presente. Spostiamoci in Alto Casentino, a Laverna, un luogo scelto sempre da molti pellegrini che si appresta anche a celebrare gli 800 anni dalle stimmate di San Francesco. Ci vengo spesso perché non è tanto lontano e quindi mi piace venire a Laverna perché è un luogo per ritrovare se stessi, di meditazione, preghiera e sì, molto bello. Siamo a Laverna, il monte sacro dove 800 anni fa San Francesco ricevette le stimmate. In questo anno così particolare i pellegrini visitano il santuario con un rinnovato spirito. Non sono mai stato in un luogo così bello dove loro mi hanno portato. Una settimana prima me l'ho sognato e allora ho detto veramente esiste qualcosa. Perché io sono una che tengo tanto, tanto a San Francesco e io tengo il suo nome proprio per questo pure. E Francesco è salito quassù in un momento in cui la sua vita sembrava volgesse al meglio, aveva avuto già l'approvazione ufficiale da parte della Chiesa, del suo ordine, della sua esperienza, ma noi abbiamo bisogno non soltanto di conferme esterne, ma abbiamo bisogno soltanto che gli altri ci battano una pacca sulle spalle, ecco, ma abbiamo bisogno di una conferma interiore della nostra coscienza e da parte di Dio, ecco, per chi ci crede. Allora Francesco qui ha scoperto che tutta la sua fatica, tutto quello che aveva vissuto, non era frutto di un delirio collettivo, di gente folle che andava dietro a un folle, ma che in realtà era l'avventura di un cristiano che aveva preso sul serio il Vangelo e che la sua stessa vita, il suo stesso corpo era diventato Vangelo, cioè il corpo di Gesù. Un Gesù che dà la vita per noi, per questo è stigmatizzato. Quindi noi vivremo l'esperienza del corpo glorificato e risorto alla fine dei tempi. Oggigiorno chi ama in qualche modo accetta che la sua vita, il suo corpo portino il segno di quell'amore che magari gli altri non hanno né capito, né visto, né corrisposto, ma noi continuiamo ad amare, a dare la vita per gli altri. E il 17 settembre, giorno solenne in cui San Francesco ricevette le stimmate nel 1224, un gemellaggio con Assisi. Firmeremo un patto di amicizia tra Chiusi della Verna e Assisi proprio perché vogliamo fare questo gemellaggio e completare alcuni gemellaggi che abbiamo già fatto in passato come con Greccio, come San Leo. Ora il 17 è il giorno delle stimmate, firmeremo anche con Assisi. Domenica 1 settembre tornano anche ad Arezzo le Gallerie d'Italia con l'ingresso gratuito nei musei d'intesa San Paolo. Ad Arezzo apertura gratuita il 1 settembre per la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, che custodisce l'eclettica collezione dell'illustre aretino ideatore della Fiera Antiquaria. In Valdarno invece appuntamento con la Marzocchina i prossimi 7 e 8 settembre in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno. Partirà infatti dai piedi del maestoso loggiato di Palazzo Arnolfo la 12ª edizione della ciclostorica del Valdarno Superiore, una scampagnata tra amici con vecchie bici d'epoca attraverso i centri storici e le campagne del Valdarno. Due i percorsi da 39 e 62 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraversando borghi e paesaggi incantati di cui circa 22 km su strade bianche chiuse al traffico nell'area mineraria Enel di Santa Barbara.
Ed è tutto pronto anche per il Memorial Paolo Rossi, più di 500 i giovani atleti che giocheranno nel ricordo di Pablito. Paolo è una persona meravigliosa, è stata una persona meravigliosa anche dal punto di vista umano, che forse è la cosa che lo distingue anche da tanti altri, e voglio dire, ecco, i suoi valori noi cercheremo, ecco, stiamo cercando di portarli tra i ragazzi, tra i giovani, attraverso il Memorial, quindi è questo il nostro obiettivo, continuare a portare, ecco, la sua voce, i suoi valori, i suoi principi, il fair play, l'educazione, il rispetto, il saper rimanere comunque semplice nonostante, ecco, le luci della ribalta. Quindi questo è quello che noi, il sacrificio anche, la determinazione, ecco, tutte, voglio dire, quelli che erano il suo modo anche di vivere e di interpretare la vita. Anche per il suo ruolo, ma immagino non solo, lei spera che questo Memorial, insomma, allarghi, già quest'anno c'è una prima partecipazione, ecco, anche al mondo del calcio femminile. Assolutamente, cioè il calcio femminile oramai, cioè, voglio dire, fa parte, no, anche dell'immaginario collettivo, quindi io nel mio ruolo di presidente sto cercando, ecco, di far crescere il calcio femminile, diciamo, professionistico, e a cascata tutta la filiera del calcio femminile insieme alle varie componenti. Per quanto riguarda il Memorial non potevamo che introdurre, ecco, quest'anno 4 squadre, ma l'obiettivo è quello di farle diventare sempre più numerose e portare il femminile, insomma, allo stesso livello del maschile, a livello di squadre, ma anche a livello, diciamo, di torneo, no? Quindi quest'anno è un assaggio, come lo è stato 3 anni fa per il maschile, e dal prossimo anno vorremmo uniformare tutto. Un atleta dell'Accademia Karate Arezzo al Seminario Nazionale Kumite Combattimento. La convocazione ha interessato Samuele Nichi, che forte della recente vittoria del titolo di campione italiano negli esordienti è rientrato nel ristretto novero di ragazzi di tutta la penisola selezionati dalla federazione per partecipare a Raduno Azzurro in programma giovedì 5 e venerdì 6 settembre. Per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.